Ciao a tutte bellezze e benvenuti in questo nuovo video. Oggi, secondo giorno di Vlogmas, volevo preparare insieme a voi 5 lavoretti natalizi che potete appunto realizzare in questo periodo. Ci tengo a dire una cosa prima di iniziare: se vedete la qualità video un po' diversa dal solito, le mie solite sfighe. Dal momento in cui ho deciso di portarvi un video al giorno in questo periodo natalizio, la macchinetta con cui mi riprendevo ha deciso di lasciarmi. Quindi adesso sto con una macchinetta provvisoria, con una qualità che lascia un po' a desiderare. Quindi questo ve lo dovevo dire, se notate qualcosa di strano purtroppo è questo. Spero che mi arrivi la macchinetta nuova al più presto. Detto ciò, possiamo iniziare subito con il video e vediamo quali lavoretti faremo oggi. Il primo lavoretto che andremo a realizzare sono delle palline di Natale da attaccare all'albero, un po' personalizzate, un po' diverse dal solito, perché saranno degli angioletti. Io quest'anno ho deciso di fare l'albero di Natale tutto bianco. Ogni anno più o meno cambio colore dell'albero, non mi piace averlo tutti gli anni uguale, e quest'anno ho deciso appunto di fare l'albero bianco e pensavo che ci stessero benissimo questi angioletti attaccati. Ora vediamo come realizzarli. L'occorrente sono delle palline di Natale bianche, possono essere di forma sferica, possono essere a forma di campanella, che si prestano benissimo per fare il corpo degli angioletti. Poi delle palline di legno su cui io ho disegnato delle faccine, e siccome non so quanti di voi sanno che sono nicotecnica, ho tutti gli strumenti per dipingere, per fare le nail art appunto, quindi ho dipinto le faccine a mano sulle palline di legno. Però se non siete capaci a disegnare, no problem, perché nei negozi di fai da te, io ho acquistato tutto il materiale che vedrete in questo video dai cinesi, trovate queste palline di legno, queste testine anche già disegnate con gli occhietti e la bocca. Ovviamente non saranno identiche alle mie, però trovate comunque già un accenno di bocca e occhi. Poi ci servirà del feltro bianco per realizzare le ali dei nostri angioletti, un boa di piume bianco, anche quello lo trovate dai cinesi, io per anni l'ho avuto attaccato alla parete della mia stanza, una ghirlanda cangiante bianca, anche quelle che si mettono di solito attorno agli alberi. Poi avrete bisogno di colla a caldo e forbici. Ora vediamo il procedimento. Prima di tutto vado a prendere le mie palline di Natale e vado a staccare la parte superiore, quella che serve ad attaccare appunto la pallina all'albero. Non la buttate, mi raccomando, perché vi servirà successivamente, mettetela da parte. Dopodiché vado a tagliare un pezzettino della mia ghirlanda cangiante e la vado a mettere alla base della mia pallina. Ovviamente attacco tutto con la colla a caldo. Quello sarà il vestito del nostro angioletto. Dopodiché vado ad attaccare con la colla a caldo anche la mia pallina di legno sulla base della ghirlanda. Poi vado a realizzare i capelli. Avete capito bene, il boa di piume bianco serviva a realizzare i capelli dei nostri angioletti. Pensavo che fosse un'idea molto carina fargli questi capelli di piume bianche. Quindi vado a tagliare un pezzettino del nostro boa di piume e lo vado ad attaccare a forma di anellino. Vado a creare una specie di anellino con il nostro boa di piume bianche. Dopodiché metto della colla a caldo e lo fisso sulla testina del nostro angioletto. Poi andiamo a prendere la parte che avevamo messo da parte appunto della nostra pallina, il pezzettino che serve ad appendere la pallina, e lo vado ad attaccare sui capelli del nostro angioletto. Infine vado a realizzare le ali, ma questo è opzionale, nel senso che o potete lasciare l'angioletto così, potete realizzare le ali prima, io ho deciso di farle all'ultimo. Praticamente sono andata a ritagliare un pezzettino di feltro piegato a metà e gli ho dato questa forma a nuvoletta, diciamo così, e sono andata a ritagliare. Ovviamente non avevo una tecnica precisa per fare le ali dell'angioletto, quindi non mi sono venute tutte uguali, ho provato diverse tecniche, quindi il consiglio che vi posso dare è sperimentate e ritagliate, vedete quali ali vi piacciono di più. A me, ripeto, non sono uscite tutte uguali. Dopodiché vado a mettere la colla al centro delle ali e ci fisso sopra la pallina. Il nostro primo prototipo di angioletto da attaccare all'albero è fatto. Dico primo perché ce n'è anche un secondo che ho realizzato appunto con le palline a forma di campanella, che secondo me si prestavano molto meglio per fare il corpo dell'angioletto, e in questo caso il procedimento è esattamente lo stesso. L'unica differenza è che alla base del corpicino del nostro angioletto, anziché andare a mettere la ghirlanda cangiante, sono andata a mettere anche lì il nostro boa di piume bianche, perché pensavo che sulla campanella la ghirlanda facesse troppo volume, ci voleva qualcosa di più piccolo, quindi sono andata a mettere le piume alla base della nostra campanella, la testina
altre piume per realizzare i capelli e infine il chiudipallina, scusate, non so come chiamarlo, per appendere la nostra campanellina all'albero. Ed ecco qui che i nostri angioletti di Natale sono pronti per essere attaccati all'albero di Natale. Il secondo lavoretto sarà un alberello come quello che vedete qui, stile Grinch, perché appunto è un alberello che va a finire con questo ricciolino. Io lo trovavo veramente delizioso, super simpatico. Allora, per la realizzazione di questo alberello vi serviranno un cono di polistirolo, un fil di ferro, della tempera verde e un pennello, della lana verde appunto, delle decorazioni, ovviamente la colla a caldo e infine io ho utilizzato anche questo vasetto che vedete qua sotto e della graniglia, sabbietta, comunque qualcosa che vada a fare peso all'interno. Per prima cosa sono andata a mettere la mia tempera acrilica all'interno di un vasetto, ma siccome dovevo ottenere un punto di verde scuro come quello che vedete qui, la tempera verde che avevo io era un verde troppo brillante, quindi sono andata a spegnere questi toni verdi accesi con del nero. Ho mischiato tutto e quando ho ottenuto il punto di verde che mi piaceva sono andata a dipingere tutto il cono di polistirolo. Per far prima mi sono aiutata con il phon. Successivamente sono andata a mettere un pezzettino di fil di ferro sulla punta del nostro cono e l'ho sagomato a forma di ricciolino. Dopodiché ho iniziato a mettere la lana. Prima di tutto ho messo una linea di colla a caldo sulla base del nostro cono e dopo aver fissato, diciamo, la prima linea di lana, ho avvolto mezzo cono, poi mi sono fermata, ho messo un altro puntino di colla a caldo e ho ricominciato ad avvolgere la lana, così via via fino all'estremità. La parte più difficile, diciamo, che è proprio quella di ricoprire il ricciolino di fil di ferro, la punta. Dovete essere super precise con la lana, nel senso che non deve essere messa per forza un filo dietro l'altro, anche se la sovrapponete l'effetto verrà bello lo stesso, come potete vedere. E io infatti, per rendere anche più piena la punta, sono andata a ripassare la lana più volte. Insomma, ripassate finché non vedete che la consistenza dell'albero è quella che desiderate. Una volta finito di ricoprire l'alberello di lana, sono passata alle decorazioni. Io ho acquistato queste qui appunto in un negozio di cinesi, ho preso queste palline adesive e sul ricciolino trovavo molto carino andare a mettere una pallina come questa qua, una decorazione. Dopodiché sono andata a fissare l'intero albero su un vaso. Ma perché questo appunto avesse un peso, sono andata a mettere all'interno della sabbietta colorata con della graniglia all'interno. Io avevo questa sabbiolina che mi era avanzata da Halloween, avevo questa sabbia arancione con mischiati chicchi di caffè e chicchi di grano, insomma io l'ho usata un po' per farci una candela particolare. L'ho riciclata, praticamente l'ho messa all'interno del vasetto per fare peso. Comunque qualunque tipo di sabbia o graniglia va benissimo, basta che vada a fare peso. E dopo aver messo la colla a caldo sul bordino del nostro vasetto, ho fissato l'albero. Ed ecco qui che il nostro alberello in stile Grinch è pronto. Anche questo super simpatico, d'effetto, molto bello da vedere. E potrebbe essere anche un'idea regalo, perché no?
Il terzo lavoretto è uno gnomo nordico, stile Babbo Natale appunto, e se ne vedono tantissimi in giro in vendita, anche già fatti. Io ne sono totalmente innamorata. Ma questo qui, ragazzi, sarà a costo zero. Potete farlo con il materiale che avete a casa. Vediamo subito l'occorrente. Ci servirà un calzino, meglio ancora se a righe. Scegliete voi di che tonalità. A me piaceva a righe, appunto, grigie e nere. Un pezzettino di panno rosso. Delle palline, di feltro, color carne. Anche queste le trovate dai cinesi, costano veramente una stupidaggine. Ma potete farlo anche direttamente con una calza velata. Il naso si può fare in tantissimi modi. O va bene anche una pallina di legno, vedete un po' voi. E infine io ho usato una pallina di polistirolo, ma anche in questo caso va bene anche un batuffolo d'ovatta. Basta che andate a riprodurre la pallina che andrà messa all'estremità del cappello. E per quanto riguarda la barba, io avevo un pezzettino di stoffa di peluche che proveniva da questi cuscini, avevo comprato della stoffa. Ma anche questa ovviamente la potete riprodurre con l'ovatta, con quello che volete. Anche in questo caso vi servirà della graniglia, della sabbietta, qualcosa che faccia peso per andare a riempire appunto il nostro Babbo Natale. Vediamo il procedimento. Vado prima di tutto a tagliare il calzino e a togliere la parte della caviglia che non ci serve. Per aiutarmi a riempire il nostro calzino, ho utilizzato un barattolino di vetro. All'interno sono andata a mettere appunto questa sabbietta mista a chicchi di caffè, grano, eccetera. Però va bene qualunque tipo di sabbietta o graniglia. Dopodiché l'ho tolto dal vasetto, sono andata a sagomarlo a forma rotonda e ho chiuso con un pezzettino di lana. Ho arrotolato l'eccesso di calzino. E sono andata prima di tutto ad attaccare alla base del nostro calzino il nostro pezzettino di stoffa di peluche bianca per riprodurre appunto la barba. Dopo aver fissato la barba sull'estremità, sono andata ad attaccare la nostra pallina di feltro color carne e poi ho realizzato il cappello. Per il cappello ho tagliato un quadrato di panno rosso. Poi l'ho chiuso a triangolo e sono andata a tagliare in maniera orizzontale l'eccesso di stoffa, fino a formare appunto un triangolo. Non vi preoccupate se non sapete cucire, io non mi sono messa a cucire a mano il cappellino, l'ho attaccato direttamente con la colla a caldo e dopo aver chiuso il cappellino a triangolo, sulla punta sono andata ad attaccare la nostra pallina di polistirolo bianca. Dopodiché ho fissato tutto sul corpo del nostro Babbo Natale. Potete vedere i passaggi sono pochissimi, è semplicissimo realizzarlo. Potete utilizzarlo come fermacarte, come fermaporta perché pesa e lo trovo veramente carinissimo sia per arredare la stanza perché dà quel tocco di Natale in più alla casa. Sono innamorata di questi babbi Natali barbuti, di questi nanetti. Vediamo come realizzare una ghirlanda da appendere alla porta esattamente come questa qui. L'occorrente saranno un cerchio di polistirolo, una ghirlanda o anche due verdi e delle decorazioni varie, più sono naturali meglio è. Io ho utilizzato delle bacche rosse, pezzi di pino, pigne, eccetera. Molte cose le avevo anch'io a casa, le ho raccolte personalmente nel boschetto, come ad esempio appunto le pigne. Il resto, o le bacche rosse, questi pezzetti di pino sono artificiali, questi li ho acquistati. Realizzarla è veramente semplicissimo. Basterà andare a mettere un punto di colla sul nostro cerchio di polistirolo, fissare l'inizio della ghirlanda e andare ad avvolgerla fino alla fine. E fissare con un altro punto di colla a caldo. Nel mio caso, siccome il cerchio era bello grande, ne sono servite due. Vedete, voi regolatevi in base alla grandezza del cerchio di polistirolo. Dopo aver ricoperto tutta la mia ghirlanda, è arrivato il momento delle decorazioni, quindi ho preso la colla a caldo, sono andata a mettere dei punti tutt'attorno, applicando appunto queste bacche rosse, pezzi di pino, pigne innevate, pigne dorate, avevo un sacco di pigne decorate, appunto che avevo raccolto io personalmente e poi decorate. Dopo aver riempito tutta la nostra ghirlanda di pigne, bacche, pino, eccetera, ho creato il gancio per appenderla appunto. Ho preso questo nastro scozzese natalizio che mi piace un sacco
e sono andata ad attaccare all'estremità queste due campanelline. Dopodiché l'ho avvolto attorno alla ghirlanda e ho creato con un nodino il gancetto per appenderlo alla porta. In questo modo avremo ottenuto la nostra ghirlanda con le campanelle al centro e il nastro scozzese per poter appendere il tutto alla porta. Anche questo dà un tocco di Natale in più alla vostra casa, potete appenderlo fuori la porta oppure anche dentro casa, come preferite. Io sono veramente innamorata delle candele, mi piacciono tutto l'anno, ma soprattutto in questa stagione trovo che diano un'atmosfera diversa alla casa. Vediamo come realizzare una candela come questa. Allora, prima di tutto l'occorrente saranno una base di legno, un tondino di legno, anche questo lo trovate nei negozi di fai da te o dai cinesi, una giara di vetro, potete riciclare benissimo i barattoli della Nutella, qualunque barattolo di vetro che avete a casa. Io avevo questo qui che era il contenitore di una vecchia candela, appunto, e la graniglia colorata, in questo caso io l'ho scelta verde glitter, dello spago, delle decorazioni a piacere e una candela rossa, mi piaceva il contrasto verde, sabbia verde e candela rossa. Prima di tutto sono andata a mettere della colla a caldo sul fondo del nostro barattolo e l'ho attaccato alla base di legno. Dopodiché ho decorato il mio barattolo di vetro con lo spago, fissandolo appunto prima con un puntino di colla a caldo, ho girato lo spago tutto attorno e poi l'ho richiuso con un'altra puntina di colla a caldo. Sono andata a fissare su questo bordino di spago anche una decorazione, in questo caso ho scelto un rametto di bacche rosse, ho inserito la mia candela rossa all'interno e ho ricoperto tutto con la mia graniglia verde. Ed ecco qui che la vostra candela centro tavola è pronta, potete decidere benissimo di metterla appunto al centro della tavola, il vostro cenone di Natale farà sicuramente una grandissima figura, oppure accenderla in qualunque angolo della casa. E per quanto riguarda la candela, se volete potete anche utilizzare una candela aromatizzata che vi lascia anche profumo per tutta casa quando l'accendete. Anche questa la trovavo un'idea molto carina, molto natalizia e perché no, anche questa potrebbe essere una splendida idea regalo. Qui, questi erano tutti i lavoretti che avevo da farvi vedere, non vedo l'ora di vedere i vostri. Se realizzerete uno di questi lavori, mi raccomando, taggatemi da qualche parte, mandatemeli in direct su Instagram. E quindi, se non mi seguite ancora su Instagram, mi raccomando, seguitemi, anche perché in questo modo potrete essere salutati nel prossimo video. A proposito, ho una bellezza da salutare ed è Ginevra G. Ti mando un bacio grandissimo, bellezza. Nulla, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, attivate la campanella per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti che escono su questo canale e io spero di poter continuare a portare ancora un video al giorno, almeno per questo periodo di avvento di dicembre. Nulla, bellezza, io vi mando un grossissimo bacio e noi ci vediamo domani, speriamo.